Bruninho, questa sera una prestazione veramente inaspettata dalla Gioiella Prisma Taranto. Ti aspettavi, diciamo, una sfida a salvezza all'ultimo sangue? Sì, sicuro. Noi sapevamo di quello che loro stavano giocando in questo girone di ritorno. È una squadra fatta di grandi giocatori, di giocatori esperti che sono entrati con col sangue negli occhi per fare dei punti per la salvezza. Sapevamo di questo, siamo entrati in questa partita sapendo di questo e abbiamo mollato di testa, e questo è un'altra cosa che sta succedendo spesso per la nostra squadra. Non è inaspettato che quello che Taranto ha fatto, quello che non può succedere è quello che noi abbiamo fatto principalmente nel quarto set. Può aver influito quindi questa sera anche l'assenza del vostro compagno Nimir? Non ci sono alibi, è una cosa di non solo di tecnica, ma di gioco di squadra, di testa, di come siamo dentro il campo. Questo dobbiamo esserci sempre, anche se in una giornata non siamo tecnicamente brillanti, perché può succedere. Sapevamo delle difficoltà che avevamo incontrato qua, però non siamo riusciti a soffrire e a saper soffrire durante tutta la partita. Adesso Modena, diciamo, sarà più concentrata, diciamo, verso la lotta al playoff e quindi allo scudetto. Sì, è il nostro last shot, noi dobbiamo dare tutto su questo. Le potenzialità le abbiamo, dobbiamo adesso sfruttarle, ma di più con la testa e col cuore che con qualsiasi altra cosa. Grazie Bruno. Prego.